Ennio sempre stato, e adesso glielo chiediamo, come ha vissuto questa lunga intervista? Immagino che non sia fatto una seduta. No, sono state prima 2 settimane di fila, tutti i giorni, e poi dopo un paio di mesi abbiamo fatto altri 3 giorni. Quindi è stata una cosa molto complessa. E tu come ti sei prestato a questa lunga intervista di Corpuccio? Ho affrontato questa intervista con molta diversa. In genere non parlo mai di me stesso. Non perché sono debole, ma perché questa intimità che uno espone raccontando di se stesso mi pare un po' qualche volta inadeguata, ingiusta. Quindi il suo invito, l'invito di Gigi Petruccio a far rispondere alle sue domande, le domande erano precise, io ho risposto, ma molte volte, devo dire, ho risposto anche, mica bene, no. Che sono disciplinato. Sì, molto confuso, molto preoccupato, ero così imballato, così, cioè, per i motori che non funzionano bene. Poi mi sono ripreso, ma insomma, lui ha migliorato molto, perché mi ha lavorato. La cosa è andata avanti quasi giorni. 2 settimane in un primo momento e poi 3 giorni a parte. Ecco, quindi. È stata molto lunga l'intervista. Io non la chiamerei intervista, la chiamerei tutt'altro. Alla fine hai detto che è sembrata una seduta psicanalitica. Beh, è cominciato come intervista, cioè era così, 7 domande, vabbè, ci vediamo domani. Ma poi la cosa ha preso una forma molto estesa, quindi mi sono anche preoccupato di questo. Lui è stato bravo a tirarmi fuori delle cose che io pensavo di ricordare. Il libro doveva essere certamente, ma qui è stata per mia complicità, è la verità. È la verità. Intervista delle cose che io non mi ricordavo se mi chiedesse, se facesse delle domande precise, chiare. E io risposi con la mia preoccupazione e la mia attenzione per essere riuscito, ma veramente con una buona dose di timidezza, perché poi scoprirsi così come io ho fatto con Corpuccio era un po' un ostacolo da superare di me stesso. Quindi io in genere non parlo mai di me, parlo di altri, è più facile, più bello, più interessante. Mentre le cose della mia professione me le tengo e sono tranquillo a tenerle, perché sento cose intime, anche della tecnica della composizione, della maniera di come affronto un film, le preoccupazioni che mi dà il regista, lui me ne ha dato sempre di meno, perché condivide con me, che le ore che facciamo. A poco a poco ci siamo sciolti, poi ci sono passato lungo il tempo, ma invece con altri registi non è stato così. È stata sempre una cosa di più, o che i registi non mi capivano per niente, o che mi dicevano di nulla, come Tarantino. Nel film ultimo ho fatto con Tarantino, non mi ha detto niente. Ma con una cosa meglio mi ha detto, ricordi che c'è un pezzo di luce sulla neve, ricordi che c'è la neve. Quanto vuoi che sia lungo? Da 18 a 40 minuti. Non l'ho fatto di 40 minuti, l'ho fatto di quasi 18 minuti o meno. Insomma, tutto questo per dire quello che di intimo c'è quando per punto mi vedeva le cose. Quindi sono sempre un po' timido a parlare di me.